Web anticipazioni, addio inaspettato e Maria risoluta. Quando sceglie Lavinia. Nella registrazione del 26 marzo, la tronista si è detta pronta a scegliere, Armando sotto accusa e Gemma di nuovo sola. Gemma e Silvio ancora protagonisti delle anticipazioni di Uomini e Donne. Nel corso della registrazione è avvenuta oggi, secondo quanto... Silvio non avrebbe mollato così presto. Le nuove anticipazioni di Wed spengono i sospetti di ieri su Riccardo Guarnieri, che oggi ha preso parte alla registrazione. Il cavaliere tarantino ultimamente non ha registrato nuove puntate, dunque c'erano dei dubbi sul suo futuro nel programma. Riccardo sta continuando la sua conoscenza con una dama, Valentina, che qualche settimana fa è approdata in trasmissione per conoscerlo. Armando Incarnato, invece, ha già chiuso la sua conoscenza con una dama arrivata in studio durante la registrazione di ieri. Oggi è scesa un'altra donna, che però non l'ha convinto. A questo punto, sono nati nuovi scontri. Gianni Sperti, Aurora Tropea e Paola si sono scagliati contro Armando. Anche Tina Cipollari è intervenuta andando contro Armando, accusandolo di avere una donna fuori. Pare che nel corso del confronto tra Gemma e Silvio, Incarnato abbia lasciato lo studio. Gianni avrebbe commentato negativamente questo gesto, non ritenendolo giusto. Ed è intervenuta Maria De Filippi. Maria in sostanza ha detto che per lei se Armando c'è o non c'è, è uguale, questo si legge tra le anticipazioni della nuova registrazione. Sembra che Armando abbia lasciato lo studio perché più volte Silvio avrebbe ripetuto una parola che non gli è andata giù. Ha preferito uscire fuori a fumare una sigaretta per calmarsi. Armando è poi rientrato in studio e Gianni ha preso la palla al balzo per passare all'attacco. Sperti ha acceso una polemica ritenendo che lasciare lo studio come se niente fosse è un gesto di maleducazione. Ma Maria ha fatto presente che, invece, preferisce che lui esce a calmarsi, anziché vederlo protagonista di discussioni accese. Web anticipazioni, Lavinia pronta a scegliere, ancora baci passionali. La scelta di Lavinia Mauro a Wed avverrà durante la prossima registrazione. Non è noto al momento quando il programma tornerà a registrare, probabilmente il prossimo fine settimana. Intanto, finalmente, la tronista si è detta pronta a scegliere. Nella registrazione di ieri, Lavinia ha dimostrato, ancora una volta, di tenere molto ad Alessio Corvino. Di questo se n'è accorto anche Alessio Campoli, che ha rivelato di pensare di non essere la scelta. Ed ecco che oggi Lavinia ha annunciato che farà le ultime esterne prima di scegliere.
Infatti, ha chiesto al programma di poter rivedere entrambi nei prossimi giorni. In studio ha ballato con entrambi, prima con Alessio il Moro e poi con Alessio il Biondo. A fine registrazione, la tronista ha inoltre ballato una baciata con Gianni Sperti. La maggior parte dei telespettatori è convinta che la scelta di Lavinia sarà Corvino e, in effetti, vari dettagli sembrano confermare. Luca D'Affrea ha portato in esterna Alessandra e Ilaria. Con quest'ultima l'uscita non è andata come sperava, infatti pare che l'abbia trovata un po' troppo pesante e bacchettona. Per questo, l'ha eliminata. Nicole Santinelli ha portato in esterna Carlo e tra loro è scattato un bacio super passionale. Di fronte a questa scena, Andrea chiaramente è rimasto molto male.